Iniziamo col dividere in quattro parti il foglio. Abbiamo un foglio liscio riquadrato. Lo dividiamo in quattro parti secondo le indicazioni e adesso iniziamo a disegnare la figura di Tutankhamon utilizzando delle linee di riferimento. Intanto dal centro prendiamo un'altezza di 11 centimetri. Dopo aver trovato l'altezza di 11 centimetri, tracciamo una linea in maniera tale da avere dal lato sinistro 6 centimetri e anche dall'altro lato. Quello che facciamo, costruiamo simmetricamente la figura di Tutankhamon. Quindi 6 e 6. Adesso, sempre dal centro, prendiamo un'altezza di 10 5 cm. Una volta trovato questi 5 cm, tracciamo una linea che sia da tutte e due le parti di 8 centimetri, quindi in totale 16 centimetri. Quello che stiamo costruendo è il copricapo di Tutankhamon. 8, 8. Ok. Adesso, per quanto riguarda invece la linea centrale che già abbiamo, prendiamo una misura di 9,5 cm. 9,5 da una parte e 9,5 dall'altra. Adesso per finire la sagoma esterna del copricapo, prendiamo qui 2 centimetri di altezza. Dopo li dividiamo a metà. Quindi 1, 1. A questo punto prendiamo un segmento di 3,7. Da una parte 3,7 dall'altra. Adesso quindi quello che abbiamo fatto praticamente è l'inizio del copricapo. Dobbiamo cercare di congiungere questi punti. Cominciate a fare una curva in direzione opposta e questo sarà la struttura del copricapo del Nemes. Prima curva, potete anche usare il righello, farla tutta dritta e poi scendere dopo questa linea e curva al contrario. Adesso abbiamo trovato questi punti, ci possiamo aiutare col righello. Collegando i punti che abbiamo ottenuto. Stessa cosa faremo dall'altra parte. E quindi abbiamo la struttura generale del Nemes. Qui devo fare una leggera curva al contrario per arrotondare la figura. Questa è una versione semplificata, ovviamente, del disegno di Tutankhamon. Adesso iniziamo con tutta la zona centrale. Abbiamo preso questa misura iniziale. Utilizzando la stessa linea, prendiamo 4 cm a sinistra e 4 a destra. 4. Prendiamo altre misure che ci servono per quanto riguarda, iniziamo dall'esterno, quindi dal viso. Cerchiamo di fare il
il nostro viso, di chiuderlo. Prendiamo questo come misurazione come 0, quindi righello 0 appoggiato qui, 4,4. Questa sarà la fine proprio della faccia. Prendete 2 centimetri da una parte e 2 dall'altra e avremo il mento. Invece di tirare direttamente la linea, facciamoci altre linee di riferimento, per esempio quella delle labbra, che si trova a 2 centimetri da questa misura che abbiamo preso. Per le labbra prendiamo 3 centimetri da una parte e 3 dall'altra, più che per le labbra, per il viso in se stesso. Anzi, 3,5, così abbiamo il profilo proprio del viso. Quindi 3,5, perché questo 5 è proprio il bordo, è come se il viso è una maschera sovrapposta, quindi avremo in realtà due linee, non una finale, non una sola, ma ben due linee. Chiudiamo utilizzando le misure che abbiamo fatto, facendo un po' arrotondate, avremo il viso. Come vedete, questo mezzo centimetro mi serve perché la maschera fa questo tipo di effetto, come se avesse tipo lo spessore. Prendiamo quindi sempre mezzo centimetro di qua, mezzo di qua e cerchiamo di collegarlo. In caso di errore, come sapete bene, andiamo a cancellare. Disegnate sempre in maniera leggera, in maniera che non ci sia problema. Allora, siamo arrivati alla parte, questa sarebbe la posizione delle labbra. Allora, queste labbra devono essere, questa che abbiamo preso è la linea che separa il labbro superiore dal labbro inferiore. Tutto il labbro è alto 1,5 e quindi questo è 0,7. Tracciate adesso un segmento di 1 cm, quindi 0,5 da una parte e 0 dall'altra, e questa sarà la zona centrale del mio labbro. Dopodiché, l'ampiezza delle labbra è 1,4. Potete fare anche 1,5, non succede niente. Quindi 1,4. Una volta trovato da una parte e dall'altra questa misura, andiamo a collegare in questo modo. Prima facciamo un rettangolo e poi facciamo una curva, due curve per collegare il labbro superiore con il labbro inferiore. Qui invece facciamo proprio una pallina, che sarebbe la zona centrale delle labbra, così impariamo anche a fare le labbra. Tracciamo invece due linee, a zero, cioè la fine di questo labbro che è praticamente alto 1 cm, e a 0,5 ne tracciamo un'altra sempre leggera che mi serve per andare a collocare un altro cerchietto più in basso, perché noi dobbiamo fare una cosa del genere: sale la curva della pallina, l'altra scende. Questa pallina mi serviva per fare questo effetto e poi al contrario. Adesso marco un po' la matita per farvi vedere la forma delle labbra, e abbiamo fatto le labbra. Qui le facciamo arrotondare e abbiamo fatto le labbra. Adesso andiamo un po' più in alto per disegnare il naso di Tutankhamon. Io abbasso la visualizzazione. Per fare il naso di Tutankhamon, praticamente dobbiamo salire dalle labbra lasciando 0,7 di altezza, e vedrete che già il nostro naso è praticamente qui. Dovreste ottenere praticamente 0,8 per l'esattezza, e comunque dividendo a metà lo spazio che vi resta, possiamo andare a disegnare il nostro naso. Il naso è grande. Nella base 0,6 e quindi in totale con l'asse centrale 1,2. Scusate, ho sbagliato, questa è la parte, questa qua. Sollevo. Quindi questa è 0,6. Ok, 0,6, 0,6 fa 1,2,
E devo fare, lasciando proprio un millimetro, una sorta di U. Un millimetro, una U. Dopodiché una parentesi, un'altra parentesi a chiudere e vado nella parte superiore. Qui c'è una sorta di pallina. Se il mio naso ha qualcosa che non va, lo vado a sistemare. Devo allargare un po' la narice, quasi a toccare la linea che avevo fatto della metà del naso, ed ecco qui il naso di Tutankhamon. Adesso passo agli occhi. Gli occhi devo lasciare in altezza un centimetro. Quindi lascio un centimetro, traccio la mia linea. Considerate che devono essere 8 centimetri, quindi 4 di qua a sinistra e 4 a destra per avere tutto il viso, che come avrete capito si va praticamente a stringere. Quindi queste due linee poi invece vanno a combaciare. Qui dobbiamo lasciare 0, scusate, dobbiamo lasciare come spazio 0,6. 0,6 di qua e 0,6, quindi 1,2 in totale, ed è diciamo la distanza che avrà il mio naso. Scusa, ce n'è un po' di più. Sì. No, scusate, è l'occhio dal naso, dal centro del naso. Il problema dell'occhio è che l'occhio non è solo l'occhio, ma c'è tutto il trucco. Da questa misura io prendo 2,5, che è la misura di tutto l'occhio, senza contare la parte terminale che praticamente poi va a finire in questo modo, che è la decorazione dell'occhio. Quindi tutto questo in realtà è il mio occhio. L'altezza del mio occhio è 1 cm. Quindi posso tranquillamente fare questa linea che va anche dall'altra parte, poi ovviamente la vado a cancellare perché è solo di riferimento. Cosa succede? Questa è la partenza dell'occhio che va, prendete proprio la metà di questa misura. E deve andare praticamente a salire fino a toccare la parte alta per creare quello che poi è l'occhio. Stessa cosa ripetiamo dall'altra parte. Ho sbagliato la metà, non è questa. Eccola qua. Scendiamo. Ora, questo non è l'occhio perché questa è tutta la, considerate quasi 0, lo spessore del trucco per essere precisi. È 2 mm, cioè dovete lasciare 2 mm di qua, 2 mm di qua, e quello che avrete è il trucco dell'occhio di Tutankhamon, non è l'occhio vero e proprio, è tutto il nero della matita. Qui inizia l'occhio, trucco e scende. Ci sono tante storie su questa maschera, alcuni pensano che non sia neanche il viso di Tutankhamon, ma della madre Nefertiti, in quanto se notate bene, questa figura è molto femminile nei lineamenti. Ok, io farei questa parte senza completare il cerchio, altrimenti è orribile da vedere, così. Rispetto all'originale mi è venuto un po' più stretto. Per allargare un po' la figura del naso, aumentiamo questa parentesi in maniera più arrotondata, ecco, così già ci assomiglia di più. Adesso andiamo alle sopracciglia, che praticamente sono più alte di 1,5 cm rispetto alla base dell'occhio, quindi qui 1 cm 1,5 cm. E abbiamo una linea importante, che è la linea sulla quale si poggia la partenza del sopracciglio, che è esattamente, e così vi aiutate quando dovete disegnare, quasi sempre è
perpendicolare inizia esattamente dove inizia l'occhio, quindi la grandezza è di 0,3 mm, un po' più grande di quello che poi sarebbe lo spessore del trucco che abbiamo fatto qua. Nel frattempo io lo completo, se mi sembra cieco, che non vede, poverino. Ok, adesso facciamo una linea, adesso che abbiamo preso questa misura, tracciamo una linea perché ho bisogno che il mio sopracciglio salga e scenda. Una linea che può essere 3 o addirittura 0,5, è chiaro che fate 0,5, poi lo sguardo vi sembra un pochino diverso rispetto a quello che vi sto proponendo. Cosa succede? Vedete questo punto che noi saliamo proprio dall'estremità dell'occhio? Praticamente deve finire qua, quindi il sopracciglio deve fare sali e scendi. Deve salire, come ha fatto, anche un po' più in alto della misura che ho fatto, e poi scendere. Se lo sguardo non vi convince, potete abbassarlo. Vediamo come viene, perché forse ho modificato qualche misura rispetto all'originale. Come potete immaginare, lo sguardo cambia in proprio in base a tutti questi piccoli particolari che sono legati alla proporzione del viso. Adesso noi facciamo anche un altro lavoro, che è quello di creare il contorno di questo viso, che è più alto di 0,6, andiamo a fare la chiusura. Il viso praticamente va a restringere. Io adesso andrei a colorare perché ho perso la percezione del mio Tutankhamon. A volte bisogna proprio, cioè io ho bisogno di vederlo colorato questo occhio, altrimenti mi dà sui nervi, perché non mi sembra proporzionato. Voglio rendermi conto dell'errore, se ho commesso un errore. Ecco, devo aggiungere un po' di bianco nell'occhio e ci siamo. Ho trovato l'errore. Doveva appunto salire dopo. Ok, come vedete, c'è tutta la costruzione del viso è particolare. Allora, quello che sto facendo poi è distaccare il Nemes dalla testa. Ok, manca ancora l'orecchio, vediamo se riusciamo con l'inquadratura. Allora, l'orecchio parte proprio dalla base delle labbra. Avete presente quella misura che avevamo preso per fare il cerchio, cioè 0,3 rispetto all'appoggio delle labbra? Qui inizia un orecchio, la base dell'orecchio è 0,7 la sua ampiezza. E poi nella misura che abbiamo fatto per il naso è invece 1,4. Questo che vediamo già è la parte bassa dell'orecchio che possiamo iniziare a disegnare. E iniziare a fare quello che poi è la parte interna. Invece in alto sarà proprio alla stessa altezza dell'occhio e praticamente parte proprio vicino. La misura è praticamente identica, è solo proprio 1 mm più stretto. L'importante è che vada ad arrotondarsi e faccia questo effetto qua.
creiamo una doppia linea per il disegno all'interno dell'orecchio. Adesso arrotondo un po' qua, ok, adesso ci siamo. Per quanto riguarda invece la partenza della barba, la barba consideriamo 1,7 su questa linea. Quindi in realtà questa è la partenza della barba. E va a chiudersi a un'altezza di 7,5 e poi qua 7,5 e questo è alto 1,5 1,5. A questa altezza abbiamo metà della figura che è 0,7, cioè metà di questo disegno, quindi di qua è 1,4 di qua. Così nel frattempo ripetiamo 1,7 e possiamo finalmente unire queste linee che abbiamo trovato. Che vanno a fare la struttura della barba. In realtà però il collo è ancora più largo, quindi 0,6 rispetto a questa misura, quindi inizia proprio qua. In sostanza la misura totale è 2,3 dal centro, 2,3 giusto. 2,3 e quindi 4,6. E da qui parte tutta la linea del copricapo che praticamente si ferma a, possiamo arrivare intanto a fare questa che è 12 centimetri dal centro. Fare proprio la linea di base. Posto orto. 4 e 4 e di questi 4 invece 2,4 sono distanti. Quindi questa praticamente è tutta verticale che scende. Si comincia a intravedere un po' la sagoma di quello che è la figura. Questo potete fare proprio una palla, potete aiutarvi con i quadranti, cercando di, potete aiutarvi con un cerchiometro. Ok, nel frattempo che ci siamo, visto che prima di andare avanti disegniamo l'altro sopracciglio, cercando di ripetere la stessa cosa, come si fa? Si prende il centro e si cerca di congiungere questi elementi e poi si va a scendere, ricordate che deve finire proprio qua. Ok,
un po' per farlo uguale. Ok, adesso possiamo lavorare in due modi. Finiamo intanto l'orecchio, ripetiamo l'orecchio che sono le parti più difficili. Ne abbiamo fatto 0,7, poi qui 1,4. Abbiamo collegato, abbiamo prolungato qui la linea ed è un pochino di meno, 1,3. E abbiamo realizzato anche qua dobbiamo fare un lavoro di specchio, quindi dobbiamo andare verso l'esterno e poi rientrare e fare le